Oggi video sfida. Già si capisce qual è la sfida, avendo in mano il marshmallow e la Chubby Bunny Challenge. Non c'è molto da dire se non vince chi riesce a mettere in bocca più marshmallow e pronunciare Chubby Bunny. Chi perde spara. A chi? A quello che vince. Intanto il problema è sparare, non ricevere il colpo. Vai. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Vai. Vai. Pensami che sto scendendo il giudizio. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Vai, pensavo che... È più difficile di quello che sembra. Adesso voglio ridere. Ti scardina tutto. Bambini, non fatelo perché potreste morire soffocati. Sei Chubby Bunny. Chubby Bunny. E non vale masticare. Mi sta masticando. Chubby Bunny. Non ti gioco. Se diventa azzurra non approfitta di masticare. Sai? Quanti ne hai masticati? Sono grandi questi. Guarda quanto faccio. No, devi avere. C'ha bisogno. Che schifo! Era a metà sapore lì. Mandare giù e vomitarli. E tu mangi! Comunque sono enormi. Sono enormissimi. Vedi che non ne ho masticato nessuno. Ok, quindi adesso? Non mi guardare così. Va a favore di cane. E a chi sparo? A te? A chi sparo? A chi vuoi? Porco Giuda! Funziona? Sì, funziona! Ah, tu sei ancora impossibilitato? Ok, rivincita. Ok. Tu vuoi? No. Ma adesso non funziona più la pistolina, eh. Quindi adesso... No, funziona ancora, non funziona più. Vuole prendere un'altra scossa, quindi... Sì. Comunque vi consiglio di farli sciogliere al fuoco, se fate un barbecue eccetera, sono uno spettacolo. Non carbonizzateli perché non so quanto sia salutare. Perché così, se no... Vabbè, lo zucchero mi è impastato. Iniziamo. Chubby Bunny. Chubby Bunny. E prima andava. Dai, dobbiamo fare meglio di 5. Ma dove? Chubby Bunny. Chubby Bunny. Secondo me la strategia è trovare come metterli. Io non faccio questo genere di allenamenti solitamente. Dovresti. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Non vedo che... No. Oh, questo! Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby
zigzagni. Dai che sto cinque, non si tardi. Si fa lì. Tanti danni. Strappi e non strappi. No. Uno, due. Uno, due. Cacchio. Ma lo sai che se tu premi il grilletto toccando qua non ascolta, non fa la scossa. Ascolta, è vero, perché serve il l'altio ferro. Se tu premi solo il grilletto, provaci. So che ha funzionato di nuovo, ne vuoi fare un'altra? Magari dopo cena. Questa è provatela anche voi se volete. Attenti a non soffocare, perché vuole mantenersi con la pelle liscia, evitare rughe di espressione. Non è il caso di fare una chubby bunny. Posso rivelare un segreto? Un orangoiato. No! Grazie per aver visto questo video. Se l'avete trovato divertente, visitate i nostri canali ed il nostro sito internet. Ci trovate anche su Facebook, Twitter ed Instagram. Ciao! Comunque, gentile la tua amica, piantarti in asso così. Era meglio che prendessi un'altra strada, ma ero da sola, ero a piedi, ho girato un po' e poi mi sei venuto lì, quindi ho cercato casa tua. Hai fatto bene, la mia porta è sempre aperta per te. Poi il pezzo, diciamo, che determina
la vittoria o la sconfitta, come negli scacchi, è il pezzo del Daimyo qua, rappresentato con una maschera da guerra giapponese. Per questa ricetta molto particolare non faremo il brodo nella maniera classica, ma ci ispireremo agli antichi dettami e utilizzeremo la Fanta.